Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un primo veloce e gustoso. Andiamo a preparare un risotto carnaroli con speck d'anatra affumicato, vedremo com'è, provola affumicata e zafferano. Andiamo a preparare questo risotto insieme. Vedete, pochi ingredienti, pochi ma buoni, come si suol dire. Il principe della ricetta, riso carnaroli, olio, pepe, non vedete sale perché io ho preparato il mio brodo vegetale. Eccolo qui, ve lo faccio vedere da vicino. Brodo vegetale con non solo le classiche verdure che si utilizzano, ma i miei brodi vegetali sono con erbe aromatiche. Qui ancora potete vedere il rosmarino perché io il rosmarino lo lascio, le altre erbe le tolgo, ma il rosmarino lo lascio sempre in infusione fino al completo utilizzo. Qui vedete il meraviglioso speck d'anatra affumicato, un pochino di rosmarino che ci servirà per dopo, un pizzico di zafferano. Di solito utilizzo i pistilli, però questa volta utilizziamo la polvere, è la stessa cosa. A finire, non la vedete sul banco, utilizzeremo la provola affumicata. Andrò a preparare la dadolata all'ultimo minuto perché, visto le temperature, è sempre meglio non far fare sbalzi termici ai cibi. Allora, come prima cosa spostiamo questo zafferano, spostiamo il rosmarino e comincio ad affettare il mio speck d'anatra. Ora io ho deciso di scegliere questo salume particolarissimo del nord, viene fatto normalmente nel nord Italia, però potete trovarlo in tutte le gastronomie. Chi avesse difficoltà a trovarlo può utilizzare uno speck normale. Ora io procedo a tagliarlo e prima lo affetto, poi lo taglio a striscioline. Questa quantità è sufficiente per la mia porzione di riso perché altrimenti diventa esagerato il gusto. Ho fatto, vedete, tutti i bastoncini. A questo punto, pentolino già caldo, vedete? Un filo appena appena di olio. Un filo. Un primo ramettino di rosmarino. Vado a mettere sull'olio caldo, sentirete sfrigolare il petto. Sentite? Lo speck d'anatra. Ok, vedete? Questi lavori io li faccio sempre fuori dal gas. Adesso questo speck si scalda e conferisce all'olio tutto il suo profumo. E noi torniamo sul gas. Si sente già un profumo enorme. Come vedete io ho scelto una pentola in acciaio piuttosto stretta e alta per questo risotto e ve lo consiglio anche a voi, perché voglio che tutti i profumi rimangano all'interno. Adesso dentro il riso. Quindi, come vedete, il riso non l'abbiamo tostato. Ora gli facciamo dare una tostatura veloce direttamente con il mio speck d'anatra all'interno. Il mio riso sta cambiando colore, quindi adesso aspettate che poso il cucchiaio di legno e comincio a bagnare con il brodo. All'inizio non metterò lo zafferano. Vado ad aggiungere soltanto il brodo fino alla metà della cottura. Quindi comincio la cottura così. Vedete, adesso io l'ho ricoperto completamente. A questo punto, con il gas alto, io vado a chiudere con un coperchio e lascio andare per 5 minuti. Dopo 5 minuti, questo è quello che vediamo quando apriamo la nostra pentola. Il rosmarino lo tolgo alla fine con una pinza, lo lascio fino alla fine. A questo punto dovremmo inserire altro brodo, ma noi prima di andare a inserire altro brodo andiamo a mettere lo zafferano. E aggiungiamo a questo punto altri due mestoli di brodo. Andiamo a girare il tutto in questo modo. Vedete come acquisisce il colore tipico, il giallo tipico proprio dello zafferano. E a questo punto comincerà anche il profumo dello zafferano a venire fuori. Finisco di aggiungere un pochino di brodo perché noi ora non lo toccheremo più. Lo
Io lo giro in questo modo, però non lo toccheremo, lo girerò di tanto in tanto, ma non aggiungerò più nulla. Quindi questo è il liquido che deve rimanere dopo circa un 6-7 minuti di cottura, vedete, deve ricoprire leggermente il riso e noi lo lasciamo andare fino a che si sarà quasi asciugato. A quel punto noi aggiungeremo la scamorza e il riso sarà pronto. Noi ci siamo, sono passati, tolgo il rosmarino, 14-15 minuti, quindi a questo punto dobbiamo mettere la nostra provola affumicata che anch'essa ho tagliato a dadini, non a dadini, a bastoncini. Andiamo, vedete, andiamo a mantecare il tutto, il risotto è una crema meravigliosa. Cotto però al punto giusto, per cui comunque l'importante quando si fa il carnaroli è non farlo passare oltre la cottura normale. Gli diamo ancora un minuto e mezzo e andiamo a preparare il nostro piatto. Io manteco così con l'aiuto di questo cucchiaio di legno. Io ci sono, quindi spengo il gas. E andiamo a preparare il piatto. Guardate come fila. Un'ultima mantecata così fuori dal gas e prepariamo il nostro piatto. Ultimo tocco, un pochino di verde da un lato del piatto. E a questo punto una macinata di pepe fresco perché ci vuole. Come vedete, il mio piatto è pronto, semplice, buono, perché come dico sempre, pochi ingredienti fanno grandi piatti. Credo davvero che questo piatto parli da solo, comunichi, esprima appieno tutto quello che realmente è in profondità e nel gusto. Io con questo vi do appuntamento come al solito alla mia prossima video ricetta. Vi invito ad iscrivervi numerosi al mio canale e a condividere le mie video ricette. Un grandissimo abbraccio a tutti voi da Rita.